Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci siamo. Finalmente la manutenzione e l'update della versione 1.13 si è appena conclusa. Io mi sono appena collegato. Già, come potete notare, su schermo ci sono delle differenze. Dove ovviamente il tasto Gilda è già stato implementato da ieri, ma ovviamente è attivo soltanto da questo momento. Ci sono diverse cose di cui dobbiamo parlare, perché ovviamente farò dei video diversi oggi. Il primo sarà un aggiornamento su tutto quello che è stato inserito nella versione 1.13. Poi successivamente parleremo della Gilda e ufficializzeremo ovviamente l'apertura della mia personale Gilda, e poi parleremo anche del nuovo personaggio di Vincent e del suo banner, che ahimè ha delle peculiarità non da sottovalutare. Quindi direi di cominciare con guardare un attimo tutto ciò che abbiamo praticamente all'inizio della nuova versione 1.13, quindi versione 1.13 che è stata aggiornata e che è stata successivamente ampliata con tutto quello che abbiamo adesso all'interno del gioco. Partiamo ovviamente con la nuova feature delle gilde, quindi nuova meccanica presente all'interno del gioco, dove si sono aperte ufficialmente le gilde. Quindi ogni gilda avrà a disposizione dei perk, o comunque avrà a disposizione dei potenziamenti passivi, che tutti i membri a cui faranno riferimento potranno sfruttare in generale all'interno del gioco. Ci saranno dei bonus dedicati ovviamente a dei benefici che si potranno ottenere sull'Highwind, sulla sintesi delle materie, sulla battaglia e su tante altre, diciamo su tutti altri argomenti che comunque sì abbiamo discusso già nei vari mesi a questa parte. Ovviamente tutti i dettagli per quanto riguarda la gilda sono stati raggruppati in una sezione apposita. Il nuovo personaggio giocabile di Vincent, che verrà aggiunto, anzi che è stato aggiunto con l'introduzione del nuovo capitolo, e che ovviamente possiede anche il suo banner specifico. Vi avviso che il banner di Vincent è un banner limit break, quindi bella trovata. Successivamente nuova refined ability, che è la reprieve, dove praticamente per chi non lo conoscesse, ma per chi ovviamente abbia una cultura e abbia giocato ad Opera Omnia, fondamentalmente stiamo parlando dell'Last Stand. Che cosa vuol dire Last Stand e come funzionerà questa abilità del reprieve? Ovvero il personaggio in questione, in questo caso Vincent, che possiede questa refined, avrà la possibilità di subire un attacco fatale senza però morirci, quindi rimanere con un solo HP di vita, prendere per un per poco tempo, per un breve lasso di tempo, lo status di invincibilità, e inoltre viene ricaricato in parte con HP. Questa è una cosa che potrà funzionare una volta soltanto, quindi non è esattamente come su Opera Omnia, dove praticamente il personaggio doveva avere il 50% più di HP e poteva in un qualche modo sopravvivere a qualsiasi danno estremo prodotto dal nostro avversario. Qui invece funziona una volta sola, quindi una volta che avrete sfruttato questo effetto praticamente è finita, non si potrà fare altro. Finalmente è stata aggiunta la possibilità di incrementare lo slot per le richieste di amicizia, quindi adesso avremo dai 30 posti iniziali fino ai 99, quindi adesso tutti quelli che volevano mandarmi le richieste di amicizia potranno farlo, perché ovviamente adesso potrò accettare più persone. La nuova icona, che ovviamente vede rappresentato Vincent, giustamente essendo il protagonista di questo periodo, e poi vabbè ci sono altre note che comunque possono essere modificate, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece la gilda, iniziamo a parlare e vedere che cos'è questa gilda e come funziona la gilda.
Avremo ovviamente il login bonus dalla durata di 3 giorni per ottenere in totale 30 mitri lore per appunto celebrare l'ufficializzazione di questa gilda. Successivamente avremo anche le missioni per ottenere fino a un totale di 60 ticket, quindi avremo modo comunque di accumulare roba. E per il momento questo era ciò che era la campagna fondamentalmente di lancio della gilda. Nuovo personaggio, campagna del rilascio del nuovo personaggio, quindi avremo anche in questo caso ticket e in generale login bonus, dove avremo la possibilità di ottenere fino a 130 ticket, quindi diciamo dei ticket specifici per ogni personaggio. Ecco, logging during the period si ha la possibilità di acquisire per ogni personaggio 10 ticket garantiti. Poi abbiamo le missioni, dove ovviamente il nuovo personaggio ha delle missioni specifiche che ci consentiranno di ottenere dei ticket specifici da pullare nel banner di Vincent, proprio perché Vincent, essendo il personaggio nuovo, sapete benissimo come funziona il personaggio nuovo, che man mano che cresce, man mano che si sviluppa, man mano che diventa più forte, avremo la possibilità di pullare qualche arma di base, giusto per avere un minimo kit per chi ovviamente non avrà intenzione di investire sul personaggio. Successivamente, completare le missioni durante questo periodo ci permetteranno di ottenere fino a 300 memorie di Vincent e 50 ticket garantiti per il banner di Vincent. Su, ovviamente, come tutti gli altri personaggi nuovi, per un breve limite di tempo, Vincent guadagnerà esperienza in più del 400% rispetto ai personaggi classici, quindi è il periodo migliore per portare Vincent direttamente già a livello massimo. Successivamente abbiamo il login bonus per quanto riguarda il nuovo capitolo, che ovviamente ci permetterà di accumulare fino a 1500 gemme in totale. Poi vabbè, i pacchetti ovviamente di gemme che è possibile ottenere nella sezione shop, sempre celebrando il rilascio del nuovo capitolo. Nuovo banner specifico e speciale, tra virgolette, perché comunque è un banner speciale, dove si avrà la possibilità di ottenere garantite le armi 5 stelle di Vincent, almeno un'arma garantita 5 stelle di Vincent per ogni pullata. E sarà disponibile ovviamente nella sezione special del draw shop, quindi nella sezione delle pullate, però nella sezione speciale. Qui invece c'è il banner di Vincent, che come vi ho anticipato prima è un limit break come banner, quindi molto particolare come scelta e anche molto infame, se posso dirlo già così di base, però ne parleremo in un video a parte. Mentre invece qui abbiamo la presentazione del banner speciale di Vincent, dove ovviamente si potrà acquistare tramite le gemme rosse. Quindi avremo praticamente 10 multisam, cioè 10 sam, quindi 10 pullate, quindi una multi da 10 per soli 2000 cristalli. Inoltre, per ogni 10 multisummon, quindi per ogni multisummon che avremo fatto, otterremo 5 mitri lore come bonus. Ok? Qui come potete vedere vi appare appunto il bonus dei 5 mitri lore, una 5 stelle che viene comunque garantita, una o più ovviamente 5 stelle di Vincent viene garantita e si può acquistare con 2000 cristalli. Non ci sono limiti, almeno da quello che mi pareva di leggere non ci sono limiti, quindi potrete fare tutti i pull che volete per ottenere tutte le armi di Vincent che volete con le gemme rosse. Aggiunto una nuova torre, perché ovviamente le torri che avevamo in precedenza non includevano Vincent, quindi non hanno incluso Vincent in una torre già presente, ma ne hanno creata una nuova da zero per includere anche Vincent. La Golden Tower. Golden Tower che sarà composta da Vincent, Eris e Lucia, che non so se si vedono qui, no non si vedono, però ve lo dico io. La Golden Tower avrà come personaggi Vincent, Eris e Lucia, quindi questi tre personaggi faranno parte di questa Golden Tower e potrete in un qualche modo combattere grazie a questi personaggi. Successivamente, rilascio del nuovo capitolo di Final Fantasy VII.
che per l'appunto ci hanno permesso di ottenere un nuovo personaggio giocabile, ovvero Vincent Valentine. Infatti gli eventi gli eventi in generale del capitolo narreranno tutta quella tutta quella fase del Gold Saucer e successivamente anche parte di Nibel, dove appunto poi Cloud avrà la possibilità di incontrare per la prima volta Vincent, che inizialmente era un personaggio facoltativo, ma che adesso, soprattutto grazie al progetto Remake, è praticamente diventato, insieme a Yuffie, anche lui un personaggio canonico della storia e della serie di Final Fantasy VII, e quindi di conseguenza viene inserito automaticamente all'interno del gioco. Nuova meccanica, gilde. Introduciamo quello che appunto saranno le gilde, ma ovviamente ne parleremo poi in modo più dettagliato. Appena creerò la gilda, poi ve la farò vedere dall'interno, avrò modo di invitare ovviamente le persone che ne faranno richiesta, eccetera eccetera. La nuova meccanica delle gilde. Le gilde ovviamente possono essere accessibili dalla schermata della home, quindi della schermata principale. E che cosa ovviamente si può fare all'interno del gioco? Ovviamente ognuno potrà trovare la propria gilda adatta ai propri, diciamo, ai propri standard, ai propri interessi, oppure iniziare a creare la propria gilda e ovviamente impostarla secondo il proprio stile. Questo mi sembra abbastanza logico. Successivamente si potrà ovviamente entrare all'interno della gilda e chattare direttamente con il sistema di messaggistica presente all'interno del gioco. Solo che, come ho già fatto e come ho già chiesto ovviamente a tutti gli interessati alla mia gilda, preferisco stare su Discord in modo tale che io possa comunque fare degli annunci, possa taggare tutti, possa in un modo fare delle comunicazioni brevi e permettere a tutti di leggerle istantaneamente, anche se ovviamente non mi esimerò dal fare comunicati e messaggi scritti anche all'interno del menu della gilda. Successivamente si potrà ottenere esperienza di gilda, bonus point per quanto riguarda la crescita della gilda e anche le guild medals. Ognuno di esse avranno dei ruoli ben precisi che ovviamente permetteranno di sfruttare al meglio la creazione e ovviamente l'iniziazione della gilda. Bisogna ovviamente spendere 100 cristalli per poter creare una gilda, quindi non è una cifra neanche esageratamente alta. Ovviamente implementato il sistema di chat, dove è possibile poter chattare con i propri membri della gilda. Ci sono anche gli stickers, ci sono tantissime funzionalità di messaggistica, c'è anche la possibilità di potersi unire in co-op direttamente dalla versione gilda, quindi veramente tanta bella robetta. Successivamente, incrementando il livello della gilda, che cosa succede? Ottenere esperienza, ovviamente punti della gilda e medaglie gilda, tramite il login ogni giorno e completare le missioni di gilda. Il nostro livello della gilda verrà incrementato grazie all'esperienza gilda. Successivamente si potranno ottenere emblemi wallpaper man mano che il nostro livello di gilda incrementa, e invece le medaglie gilde potranno essere utilizzate sullo shop del Guild Exchange. Infatti avremo la possibilità di poter scambiare queste medaglie con oggetti presenti all'interno dell'Exchange Shop, di cui vi spoilerò già, ci sono armi free to play che è possibile accumulare ed è possibile ottenere per alcuni personaggi. I bonus della gilda, questi li abbiamo già visti praticamente nella live di presentazione del nuovo contenuto, e ci sono 4 macro bonus che è possibile sfruttare per ogni situazione: la materia, le battaglie, l'highwind e i chocobo. Quindi questi saranno i macro bonus che avremo la possibilità di incrementare. Per quanto riguarda la materia, vi ricordo appunto, c'era la possibilità di ridurre i prezzi, di ridurre il tempo, di migliorare la qualità di crafting delle materie, che a mio avviso è il bonus migliore su cui investire inizialmente. Poi ci sono le battaglie, molto importanti anche queste, perché si potranno ottenere comunque dei bonus passivi come potenza attacco, potenza in difesa, potenza magica, eccetera eccetera. L'highwind, che ovviamente ci consentirà di ottenere più oggetti e qualità migliore degli oggetti, e i chocobo, che hanno praticamente una stessa funzionalità come quella dell'highwind, essendo comunque 2 missioni di expedition, quindi 2 missioni di spedizione.
Ovviamente i bonus potranno essere sbloccati e potenziati dal capogilda e dai suoi sottoposti. Quindi io avrò modo di potenziare, ma insieme ai sottoposti decideremo poi cosa dare priorità come potenziamento. Il Guild Exchange. Guild Exchange, che come vi stavo dicendo prima, le medaglie della Gilda che si otterranno tramite le missioni, tramite login, tramite tutto quello che c'è da fare all'interno della Gilda, ci consentiranno di ottenere delle armi speciali. Armi speciali che potremo scambiare all'interno dello shop e ottenere molteplici copie. La nuova arma di Cloud, la mazza chiodata, che è per l'appunto 5 barre ATB, 1600 danni non elementali fisico a un solo nemico, è ovviamente abbastanza particolare, perché 5 barre ATB per fare 1600 danni, sì, carino, però. La Refined è interessante, dove abbiamo ATB Boost, dove praticamente l'ATB viene aumentata di 39 punti, quindi abbiamo, diciamo, una sorta di haste incluso all'interno dell'arma. Molto molto interessante questa cosa. Barrett, che a questo punto era effettivamente la cosa che mi aspettavo. Rocket Punch, 4 barre ATB, 500 danni non elementali fisici a un nemico, e meno HP abbiamo e più danni riusciamo a fare, con Refined Ability Boost Defense All. Quindi vedete già queste armi quanto sono particolari, anche come Refined possono essere veramente fighe. I Work Gloves di Tifa, dove abbiamo Wall of Will, dove incrementiamo attacco fisico e difesa fisica, e inoltre ripristiniamo il 13% degli healing potencies, anche queste con barra ATB incrementata, quindi veramente tanta bella roba. L'ombrello di Eris, Cleansing Rain, dove abbiamo la possibilità di ripristinare al singolo alleato fino al 108% degli healing potencies, e inoltre rimuoviamo anche debuff di attacco fisico, anzi di fisico e magico, come attacco debuff, quindi attacco fisico, attacco magico, debuff al nostro alleato, e inoltre dà anche difesa magica a tutti gli alleati incrementati. Headphones, che sono quelli di Red, Wild Howling, dove abbiamo 540% danno non elementale magico a tutti i nemici, e inoltre rimuove anche i malus dalla difesa magica di tutti quanti, anzi rimuove tutti i bonus in questo caso di difesa magica a tutti gli avversari, e anche lui come Refined Ability Boost Magic Defense All. Successivamente abbiamo Yuffie, Bamboo Ring, dove abbiamo 500% danno non elementale al singolo enemy, e più HP abbiamo e più l'attacco diventa forte, con barra TB incrementata anche questa. Trumpet Shell, dove abbiamo incremento per quanto riguarda Kaizit, incremento di tutti gli alleati dell'attacco fisico e ripristino del 7% di HP in base ovviamente alla healing potencies, e in aggiunta abbiamo il 20% di incrementare anche per tutti gli alleati l'attacco magico, quindi anche in questo caso molto randomico, però ci sta, e anche lui Boost Magic Defense All per quanto riguarda ovviamente la Refined principale. Silver Rifle invece, per quanto riguarda Vincent, 700% di danni non elementali fisici al nemico singolo, quando il nemico in questo caso è debuffato viene incrementato il danno dell'1,5%, inoltre incrementa il guadagno della propria limit break del 3%, e abbiamo anche in questo caso il boost di ATB per essere più veloci. Floral Flourish, per quanto riguarda Zac, 400% di danno non elementale fisico al nemico singolo, più HP si hanno, più danni si riescono a fare, e difesa fisica aumentata a tutti come Refined principale. World 3 Bogue, per quanto riguarda Sephiroth, 700% danno non elementale fisico ad ogni nemico, il danno è incrementato dell'1,5% se l'attacco Stance Command è al massimo, quindi se noi abbiamo l'attacco praticamente tutto fullato in rosso, e anche in questo caso ATB aumentato per attaccare più velocemente. Squeaky Hammer, per quanto riguarda Glenn, Crushing Jump, 700% danno non elementale fisico al singolo enemy, e meno HP abbiamo, più forte diventa l'attacco, e anche lui difesa fisica aumentata per tutti.
Foam Sword invece per il nostro Matt, 620% danno fisico non elementale al single enemy, e inoltre rimuove tutti i buff di attacco fisico e difesa di tutti i buff di difesa fisica al nostro avversario, e inoltre aumenta la difesa magica a tutti gli alleati. Mentre invece per quanto riguarda Lucia abbiamo Rubber Band Gun, 620% danno non elementale al single enemy, e inoltre inoltre permette di incrementare il guadagno del nostro, della nostra stanza di comando, quindi difesa o attacco, del 20%. Questa è molto 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 comoda. Difesa fisica invece aumentata per tutti gli alleati. Quindi notate come le armi della Gilda sono molto interessanti tutte in generale, per un motivo o per un altro. Possono anche essere delle ottime armi primarie per buildare poi il personaggio in base ovviamente a come volete voi, perché comunque sia tutte queste armi hanno comunque delle ottime refined e anche delle ottime core ability che ci consentono comunque di rendere il personaggio molto molto interessante. Andiamo ancora avanti, perché appunto viene introdotta già subito così la prima battaglia di Gilda, quindi avremo modo di poterci, diciamo, unire con la Gilda, avremo modo di poterci fortificare e successivamente iniziare subito con la prima battaglia di Gilda. Prima battaglia di Gilda che avrà luogo il 24 luglio, che per noi ovviamente sarà il 25 luglio a partire dalle 4 del mattino, fino praticamente a fine luglio, quindi fino al fine mese, e poi ovviamente i risultati verranno pubblicati il giorno successivo. Come si gioca? Bisogna fare gruppo con i propri membri della Gilda, sconfiggere il boss e incrementare il più possibile i nostri punteggi, quindi bisogna darsi una bella mossa. Le battaglie di Gilda possono essere effettuate 3 volte per ogni giorno da ciascun giocatore. Bisogna lavorare insieme ai propri membri della Gilda per fare più danno possibile, perché ovviamente il boss in questione avrà una quantità di HP indecifrabile, e cercare ovviamente di sconfiggerlo. Per ogni difficoltà, il danno che verrà inflitto al boss verrà condiviso con tutti i membri della Gilda, e ovviamente tutti quanti otterranno un punteggio in base al danno che si è inflitto. Quindi è molto importante essere attivi, fare le battaglie e ovviamente organizzarsi al meglio e cercare di fare un bel punteggio. Successivamente, per quanto riguarda il punteggio, ci sono dei punteggi aggiuntivi che possono essere ottenuti riducendo gli HP del boss ad una certa percentuale, come potete vedere anche dall'immagine qui. Inoltre, sarà possibile utilizzare delle armi, quindi le nostre armi praticamente all'interno del gioco potranno essere utilizzate come refined abilities, potranno essere utilizzate come sub weapons, quindi ovviamente potremo incrementare la nostra potenza di un numero esorbitante se mettiamo le armi giuste. Quindi molto figa questa cosa, molto molto figa, perché come potete vedere abbiamo le armi che possiamo utilizzare qui per incrementare la nostra potenza, e poi anche gli equipaggiamenti, che però su questo dovremo vedere un pochettino come funzionerà. In aggiunta, nelle battaglie di Gilda, a differenza dei party normali, quindi dei regular party, l'equipaggiamento addizionale può essere ovviamente implementato. Questi equipaggiamenti addizionali sono assegnati per ogni arma ed equipaggiamento, quindi gear immagino siano i vestiti, le skin, quindi immagino che si potranno condividere sia le skin che anche le armi in generale, e dipendono sul totale dei punti dell'equipaggiamento che si potrà ottenere un effetto diverso e un vantaggio in battaglia. Ok, quindi in base ovviamente a ciò che noi inseriremo all'interno di questi slot otterremo diversi vantaggi, quindi un boost nell'attacco fisico, un boost nella difesa magica, un boost nella difesa fisica, eccetera eccetera. Quindi non si andranno a calcolare le refined abilities appunto delle armi in sé, ma saranno le armi che più saranno boostate, più saranno potenti, daranno più punteggio per permettere di ottenere più bonus. Quindi questo è il significato.
ogni pezzo di equipaggiamento avrà dei punti differenti ed ogni arma incrementerà i punti nel modo in cui sono state potenziate, e questo mi sembra abbastanza logico. In aggiunta, alcuni equipaggiamenti che saranno sinergici durante l'evento avranno comunque dei punti in più, quindi permetteranno comunque di incrementare un po' di più il punteggio. Gli effetti di questi oggetti addizionali e ovviamente quelli featured, quindi quelli diciamo in collaborazione, cambieranno per ogni battaglia di gilda. Quindi ogni battaglia di gilda avrà diciamo dei suoi riferimenti specifici, che saranno secondo me ovviamente legati all'elemento del boss, alla debolezza del boss, eccetera eccetera. Quindi in base a cosa è debole il boss e in base a quale elemento bisognerà portare, avremo diverse armi all'interno del diciamo della guild battle che avranno punti in più. E periodo di strategia e anche le mock battle. Le battaglie di gilda saranno divise nelle battaglie strategiche e negli official match. Le battaglie strategiche possono allora nelle battaglie strategiche durante il periodo delle battaglie strategiche si potranno effettuare sono le battaglie mock, quindi quelle di base, dove ovviamente non si otterrà esperienza, non si otterranno ricompense o punteggio eccetera eccetera, ma potranno essere effettuate senza consumare attempts. Quindi saranno diciamo delle battaglie standard che ci consentiranno di provare setup, che ci consentiranno di provare in generale tutto quello che è possibile all'interno del gioco e all'interno delle battaglie. Nelle mock battle il boss e gli HP del boss non verranno condivisi con gli altri membri della gilda e ovviamente non ci saranno recupero di HP durante il periodo della battaglia in cui termina. Quindi il boss praticamente avrà degli HP che dovrà subire come danni, però non andrà appunto a recuperarli. Quando il boss verrà sconfitto, tutti i membri della gilda otterranno delle ricompense. Una volta sconfitto il boss, praticamente verrà resuscitato il giorno dopo. Quindi in queste mock battle si prenderanno le ricompense soltanto alla fine del periodo, o comunque diciamo quando il boss verrà sconfitto e non ovviamente quando toglieremo HP o comunque quando faremo altre robe. Quindi nel momento in cui il boss sarà sconfitto otterremo un minimo di ricompense e poi il giorno dopo resusciterà. E praticamente il boss potrà essere diciamo resuscitato una volta soltanto nel momento in cui verrà sconfitto. Quindi si sconfigge il boss all'interno di questa mock battle, resuscita il giorno dopo, lo si sconfigge, basta, fine, senza altro problema. Mentre invece per quanto riguarda ovviamente gli official match, sono delle battaglie dove si dovrà ovviamente effettuare punteggio e poi un po' come i ranking battle, in base al punteggio si otterranno diverse ricompense. Lo score totale che viene ottenuto dalla gilda, dai membri della gilda, determinerà il ranking della gilda e ovviamente avere un rank più alto ci consentirà di ottenere risultati e ovviamente ricompense più lussureggianti. Consigli per il conquest nella battaglia numero 1, esatto, Heart Magic Attacks saranno efficaci, ma guarda un po'. Potenziate i vostri personaggi e le vostre armi per prepararvi alla Guild Battle. Quindi questi ovviamente sono i primi suggerimenti che ci vengono dati all'interno del gioco. Altre cose che sono state inserite nella versione 1.13 ovviamente sono anche la blocklist, dove praticamente avrete la possibilità di poter bloccare personaggi o comunque giocatori con il quale non vi siete trovati bene o che vi hanno insultato o che hanno fatto chissà che cosa senza stare lì ovviamente a dire chissà che cosa. E se non sbaglio, non mi ricordo se è già stata implementata questa cosa, ma dovrei controllarla. All'interno delle coop, da questo momento in poi, se sarete voi a crearle, avrete a disposizione il tasto kick per kickare, diciamo, tutte quelle persone inattive che fondamentalmente vi fanno perdere tempo. Quindi se voi create la stanza, avrete la possibilità di poter kickare coloro che sono AFK e che vi faranno perdere tempo.
Ora, non mi ricordo se è già stata implementata questa cosa, perché dovrei provarla in una coop a caso, però ovviamente ho altri video da fare, ho altre cose da fare, e quindi per il momento chiudo qua. Non credo che ci siano altre cose da dire, quindi spero che il video possa esservi stato utile. Scrivetemi sotto nei commenti ovviamente cosa ne pensate, se volete ovviamente scrivere sotto nei commenti, ormai non obbligo più nessuno, e ci vediamo al prossimo video.